bentornati di nuovo sul mio canale. Allora, oggi video un po' diverso dal solito, non parlerò di beauty, non parlerò di make up, ma parlerò di casa, argomento a cui io veramente tengo moltissimo. Anzi, avevo pensato in futuro di fare altri video riguardanti il mondo della casa. Ditemi anche voi che cosa ne pensate e soprattutto datemi delle idee, perché parlare di casa mia, di come l'organizzo, di come la sistemo, di come la profumo e quant'altro, è un argomento appunto a cui io tengo molto e mi piacerebbe poter fare qualche video in più. Allora, oggi nello specifico appunto parlerò di come profumo casa mia, l'avete già visto scritto dal titolo. Allora, ho una vera e propria ossessione per la profumazione della casa, nel senso che mi piace proprio sentire il profumo in casa, soprattutto nel momento in cui da fuori rientro, e mi piace, non lo so perché, e mi dà soddisfazione, mi fa rilassare, quindi sono contenta e quindi cerco sempre degli stratagemmi per tenere profumata casa mia. Premessa che devo fare però assolutamente importante è questa: prima di andare ad accendere candele, incensi e quant'altro, cerchiamo di tenere anche la casa pulita, perché una buona pulizia della casa è sicuramente sinonimo di profumo, quindi il primo vero profumo di casa nostra è dettato senza ombra di dubbio dalla pulizia. Arieggiamo casa al mattino tenendo le finestre aperte per almeno 5-10 minuti, anche d'inverno, anche se fa freddo non importa, però arieggiare casa è il primo passo per avere una casa pulita e profumata. Quindi le classiche pulizie quotidiane, un riassetto veloce, una spolverata veloce servono proprio per togliere quell'odore poco gradevole, diciamo, della casa. A quel punto possiamo andare ad accendere le nostre candele, i nostri incensi o comunque a mettere in atto tutte le nostre varie cose per profumare casa, perché allora a quel punto avrà un senso. Allora, io comincio nel farvi vedere le cose che utilizzo di più e con le quali mi trovo veramente bene. Parto con gli incensi. Allora, ho due contenitori, eccoli qua. Questo giallo lo tengo nel soggiorno, questo qui lo tengo qua nella mia stanza, nella camera da letto. Sono due contenitori, come vedete, pieni di incensi. Adesso io non è che sto qui a farveli vedere tutti, a dirvi che fragranze sono, perché ci vorrebbe una settimana intera. Comunque ci sono tantissime tipologie di incensi. Più o meno sono tutti incensi che bruciano mediamente dai 35 ai 45 minuti, per cui un lasso di tempo abbastanza lungo che permette di profumare casa e di tenere questo profumo costante nel tempo per almeno un paio di ore o tre, perché non si dissolve immediatamente dopo lo spengimento dell'incenso, ma rimane e perdura per un bel po' di tempo. Cerco di comprare tutti incensi di qualità, perché volere volare l'incenso, il fumo che emana l'incenso si respira, quindi cerchiamo di prendere dei prodotti validi, perché potrebbero in alcuni casi essere dannosi. Avevo letto recentemente anche su internet che ci sono stati appunto degli studi fatti per cui alcuni incensi, soprattutto quelli a basso costo, hanno al loro interno delle sostanze nocive. Io cerco sempre di prendere cose un pochino più, ripeto, di qualità. Poi, non lo so, io penso 20 anni che brucio incensi, ancora problemi non ho avuti, però ragazzi, questo non si può mai dire. Allora, normalmente io compro quelli di erbolario, che sono veramente una garanzia, sia da un punto di vista qualitativo che di fragranza. Hanno delle fragranze buonissime, mi piacciono praticamente tutti, e a ruota, insomma, li compro. Sono praticamente questi, in queste scatoline qui. Questo nello specifico è il legno di cedro e il ginepro rosso, ma ne hanno altre 5 di fragranze, tutte buonissime. Sono quelli che in assoluto mi piacciono di più e che compro più spesso, siamo intorno ai 6 euro mi sembra per una scatolina da 15 incensi. Però sono buonissimi e veramente di qualità anche questi che trovo da casa, della Scent of York. Anche questi mediamente bruciano 40-45 minuti, sono 20 bastoncini, costano molto meno di quelli di erbolario, perché qui siamo sotto i 2 euro. Ce ne sono anche questi di molte fragranze, tutte buone, tutte abbastanza originali, giusto per non andare a ricadere sul solito incenso classico, insomma. E sempre da casa, un'altra marca che loro tengono, che loro hanno e che sono veramente buoni, sono questi della Jacob Uy. Anche qui 20 bastoncini, anche qui sui 40 minuti di bruciatura più o meno, e anche qui un sacco di fragranze da poter scegliere, da poter intervallare l'una con l'altra. Io li accendo molto spesso, comincio al mattino,
quando ho appunto la finestra aperta accendo anche un bastoncino perché così nel frattempo che si cambia l'aria si profuma allo stesso tempo e poi in tutte quelle occasioni in cui voglio creare un po' di relax, voglio creare un'atmosfera particolare, insomma mi piacciono tantissimo. Allora, la seconda cosa che invece io utilizzo maggiormente dopo gli incensi sono sicuramente le candele. E qui si apre un mondo, perché io penso nel corso della mia vita, da che ho casa mia, ad aver provato tutte le candele possibili e immaginabili. E ovviamente non c'era bisogno di dirlo che le candele migliori per andare a profumare casa, perché veramente effettivamente profumano, sono quelle della Yankee Candle. Chi non conosce la Yankee Candle? C'è qualcuno che non le conosce? No, penso di no. Allora, io ho tantissime Tartle e ho anche una giara che vi faccio vedere. È questa qui, è la giara media, mi sembra che la pagai sui 22 euro. Questa è della Egyptian Musk, è una fragranza buonissima, ma credetemi, buonissima, cioè, o quantomeno mi piace veramente molto. Peccato che di questa fragranza qua io non riesca a trovare le Tartle, se non altro nel rivenditore qua della mia città non ce l'hanno, però vabbè, brucio questa e va bene lo stesso. Le Tartle ne ho veramente parecchie, le tengo tutte in questa scatolina, qui nella carta Scottex adesso ce n'è una che è un pochino spezzettata perché l'avevo inserita l'altro giorno nel bruciatore, comunque ne ho diverse, ho questa qui, la Champaga Blossom, il Vanilla Cupcake, il Vanilla Lime che è meravigliosa, il Clean Cotton che forse è la più famosa delle Yankee Candle, la Lavanda, il Soft Blanket che è questa qui chiara, buonissima, anche questa la adoro e adoro tantissimo anche questo. Mamma mia, il Moonlight, insomma ne ho veramente tante di queste Tartle che poi ovviamente continuamente ricompro, finisco, ricompro e finisco e le brucio nel classico bruciatore da Tartle, non è quello originale della Yankee Candle, però è molto simile, è fatto così, qua sotto si mette la candelina e qua sopra la Tartle, adesso c'è un rimasuglio, vedete che è quella nera, che ho per l'appunto finito, non mi ricordo che fragranza fosse, però insomma si accende la candelina che sta sotto, queste candeline qui, il liquido, la candela si scioglie e emana una profumazione meravigliosa, veramente meravigliosa, che perdura nel tempo, rimane dopo anche tantissime ore che l'avete spenta, almeno a casa mia succede così, ma penso che sia insomma una prassi regolare un po' per tutti. Cosa volevo dire in più delle candele? Che non tutte le candele sono come la Yankee Candle, assolutamente no, io ne ho provate diverse, ne ho comprate tantissime per esempio da Ikea, il problema delle candele di Ikea, correggetemi se sbaglio, anzi ditemi se ci sono candele di Ikea che nel bruciarsi emanano una fragranza buona, perché vi spiego, allora la candela di Ikea da spenta emana, per esempio ne ho una alla vaniglia che è meravigliosa, è buonissima, nel suo vasettino di vetro, quindi anche molto carina, soltanto che nel momento che poi la vado ad accendere, questa fragranza diventa leggerissima, quasi impercettibile direi, e quindi ho trovato il sistema di utilizzarla comunque perché tengo queste candele in dei sacchettini, nei cassetti, per andare a profumare i cassetti, perché altrimenti non avrebbe senso, perché da accese emanano molto meno profumo che da spente. E con questo criterio, candele di questo tipo ne ho trovate veramente tante, e quindi insomma le ho tutte accantonate in un cassetto, via via riempio questi sacchettini che ho, insomma, e li tengo nei cassetti per andare a profumare, però di fatto la candela accesa che in assoluto preferisco sono queste della Yankee Candle. Anche Erbolario, tornando al discorso di Erbolario, fa alcune candele ma non profumose e profumate sinceramente come quelle della Yankee Candle. Altro sistema per profumare casa sono sicuramente i sistemi dei bastoncini che si impregnano di fragranza. Allora, io ve ne faccio vedere alcuni che ho qua dietro. Ecco, sono questi qui praticamente, quindi il contenitore di vetro con del liquido profumato dentro, i bastoncini di legno che assorbono la fragranza e la dissolvono nell'aria. Bisogna stare molto attenti a questo tipo di profumatore per casa perché alcuni bastoncini, credo che veramente dipenda dalla qualità del bastoncino, assorbono
non tantissimo la fragranza, altri bastoncini l'assorbono con più facilità e quindi l'odore persiste, rimane, si sente un po' di più. Io ho questi due, uno è alla vaniglia che ho sempre preso da casa tanto per cambiare e anche questo qui preso da casa che si chiama Passion, preso l'estate scorsa, durano veramente molto, perché guardate, praticamente siamo arrivati in fondo, ma sono veramente tantissimi mesi, saranno 7-8 mesi che io ho sia questo che questo. E anche qui non vorrei essere ripetitiva, però sul genere di questi improfumatori per casa, quello che preferisco di più in assoluto, indovinate di chi è? Di Erbolario, e sono questi qui. Allora, questo nello specifico è la Edera, che ha una profumazione buonissima, però insomma ultimamente ho preso anche il frutto della passione, il sentore di mare mi sembra, sono fantastici. Ecco, questi bastoncini credo che siano di qualità superiore agli altri, perché si impregnano con facilità, infatti se... Adesso non potete ovviamente capire, però sono bagnaticci e quindi belli impregnati di sostanza, di fragranza, di questo liquido profumato. Questi mi durano effettivamente un po' di meno degli altri, proprio perché viene succhiato questo liquido profumoso e quindi durano leggermente meno. Ma credetemi che questi di Erbolario sono meravigliosi, costano ovviamente un pochino di più perché mi sembra che siamo intorno ai 15 euro per... un contenitore pieno di liquido rispetto ai 5-6 euro di quelli presi da casa. L'ultima cosa di cui vi voglio parlare in tema di profumazioni sono le profumazioni degli ambienti chiusi come gli armadi e i cassetti. Allora, in parte ve l'ho già detto, utilizzo queste candele prese per esempio da IKEA che nel momento che li accendo profumano poco e allora le utilizzo come improfumatori dei cassetti, ma per esempio per gli armadi ho l'abitudine di usare il mio profumo, quello è il classico profumo che mi spruzzo addosso, di metterne proprio una spruzzatina negli armadi senza andare a sporcare i vestiti o quant'altro, quindi in un posto dove non c'è nulla, do una spruzzata e vi garantisco che quell'odore persiste e rimane per un bel po', mi piace veramente tanto. Però ultimamente ho scoperto, grazie alla mia amica Arianna del canale Arianna T Beauty and Cosmetics, di cui vi lascio qua sotto il link insomma del suo canale, mi ha in un commentino mi disse: guarda, Erbolario non a caso ha fatto praticamente dei sacchettini profumati sia per l'armadio che per i cassetti. Io non sapevo dell'esistenza di questi sacchetti profumati perché non l'avevo mai visti in vendita, non l'avevo mai visti nemmeno nei cataloghi, quindi non ne sapevo nulla. Però quando Arianna mi ha detto questa cosa sono andata a comprarli e ne ho presi tre. Allora, ho preso questo qui che è il frutto della passione, questo. Poi ce n'è un altro, vedete che i formati sono diversi, questo l'ortensia è leggermente più piccolo e poi ho preso il 3 rosa. Sono tre fragranze buonissime, come tutte le fragranze di Erbolario, ce ne sono di varie misure, questi sono i più piccolini, poi c'è questo che è una misura media, ci sono anche quelli grandi che grosso modo sono il doppio di questi, che hanno praticamente il gangettino da poter attaccare proprio nell'armadio insieme ai vestiti. Io ho preso questi, si possono mettere nei cassetti, li potete appoggiare tranquillamente nella mensola dell'armadio, e quindi però hanno una fragranza e un profumo molto intenso, quindi un sacchettino solo fate conto che mi basta per mezzo armadio, quindi insomma, e durano e duricchiano abbastanza. Per adesso saranno 20 giorni che è aperto e è esattamente tale o quale come all'inizio quando ho tolto il cellophane, insomma, quindi direi di essere contenta. Ragazzi, il video su come profumo casa mia finisce qua, spero che vi sia piaciuto, aver fatto una cosa un po' diversa, vi mando un bacio grandissimo e se volete ci vediamo al prossimo video. Ciao!